Oggi facciamo dei buonissimi gnocchi ripieni con il gorgonzola e vi mostrerò anche come farli in modo semplice senza ripieno. Iniziamo, per prima cosa dobbiamo lessare le patate. Io vi consiglio di utilizzare quelle con la buccia rossa, queste qua più scure, perché sono perfette per fare gli gnocchi, visto che assorbono meno farina, sono meno acquose. Una volta che abbiamo lessato le nostre patate, dobbiamo schiacciarle. Dopodiché le pesiamo. In questo caso utilizziamo 500 g di patate. Patate schiacciate, ora dobbiamo frullare la nostra barbabietola. Eccola qua. Semplicemente barbabietola precotta, frullata con il frullatore ad immersione. In seguito aggiungo un uovo e un bel pizzico di sale. Sbattiamo bene e versiamo questo composto all'interno delle nostre patate. Impastiamo bene in modo da amalgamare il tutto. Ora andremo ad aggiungere poco per volta la farina. Io vi consiglio di aggiungere la farina sempre poco per volta perché può servire sia di più che di meno, dipende di quanto sono acquose le patate. Impastiamo velocemente finché non otteniamo un composto con questa consistenza e ora possiamo iniziare a fare i nostri gnocchi. Prendiamo dei piccoli pezzetti di impasto con i quali andremo a formare dei filoncini. Con un coltello ritagliamo gli gnocchi così. E sono pronti. Se volete potete farli anche rotondi che sono carinissimi, basta fare così. Oppure potete farli rigati con i rigagnocchi oppure con una semplice forchetta. Se invece volete fare gli gnocchi ripieni, prendete un bel pezzo di impasto, fate una palina, schiacciatela, dopodiché al centro ci mettete un quadratino di gorgonzola, chiudete bene la palina e il gnocco è pronto. Ed ecco qua i nostri gnocchi pronti per essere cotti oppure congelati. Gli gnocchi vanno tuffati in acqua bollente e salata. Appena vengono su, contate circa un minutino e scolateli. Li potete congelare sia da crudi che sbollentati. Anche per gli gnocchi ripieni vale la stessa regola, appena vengono su contiamo circa mezzo minuto e li scoliamo. Ora non vi resta che scegliere come volete servire i vostri gnocchi. Qui ho fatto una salsina utilizzando gorgonzola e latte caldo, semplicissimo, basta scaldare il latte, mettere il gorgonzola all'interno e mescolare velocemente in modo da farlo sciogliere. Ovviamente questo non è un piatto leggero, è proprio un piatto molto ma molto invernale. Se come me fate parte di quella categoria che adora i formaggi, non vi resta che provare questo primo piatto perché è buonissimo, ragazzi. E questo è tutto, spero che i miei gnocchi di barbabietola ripieni di gorgonzola vi siano piaciuti e se così è stato lasciate tanti mi piace e condividete questo video. Un bacione e ci rivediamo prestissimo, sempre qui su Ricette di Gabri. Ciao ciao!